Quando i nostri bambini si trovano ad affrontare situazioni nuove, può accadere che pensino di non farcela, che si preoccupino o addirittura che siano timorosi. Come possiamo fare per aiutarli? Insegniamogli a pensare in maniera positiva. È importante sapere che quando i nostri bambini sono preoccupati o hanno un problema, cercare di sdrammatizzare non significa sottovalutare la situazione, anzi significa affrontarla con spirito risolutivo. È risaputo infatti che chi riesce a ironizzare e sdrammatizzare è già a metà dell'opera della risoluzione del problema. Anche perché quando riusciamo a sdrammatizzare è come se guardassimo la situazione dall'esterno, ci distacchiamo e riusciamo a gestire meglio il nostro stato d'animo. Anche la scienza ci esorta ad intraprendere questo atteggiamento. Sdrammatizzando infatti il nostro corpo e quello dei nostri bambini non si riempie di sostanze tossiche che lentamente rendono meno lucidi e indeboliscono l'organismo facendo prendere decisioni sbagliate. Assumendo questo atteggiamento i nostri bambini si sentiranno più liberi e non avranno pensieri negativi che gli impediscono di ottenere risultati concreti. Se i bambini saranno i primi a scherzare sulle loro imperfezioni o su piccoli problemi quotidiani, saranno in grado di fare cose che non si sarebbero mai aspettati. Quando i bambini sono convinti di potercela fare, hanno una maggior concentrazione e si impegnano per raggiungere il loro obiettivo. Proprio per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi e a realizzare i loro sogni, è importante che gli facciamo sentire la nostra vicinanza. Con i più piccoli, ad esempio, possiamo riflettere sul problema cercando di essere il più comprensivi possibile. È possibile che ciò che turba i nostri bambini, visto con gli occhi di noi adulti, sembri una cosa di poco conto. Invece per loro è una prima difficoltà che è giusto imparare ad affrontare nel modo migliore. Come diceva Abraham Lincoln, possiamo lamentarci perché i cespugli rose hanno le spine, o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. Se ti piace il video, metti mi piace e condividilo, se no papà rompe.